non discuterla, trasformarla. Punto F, attraverso Francesca R. 11 giugno 2023, a cura di VB. Cosa vuol dire? Sì. Vuol dire che a livello evolutivo superiore, anche nello stato incarnativo, sareste in grado di creare e percepire la realtà che vi circonda in maniera completamente diversa, di plasmarla, manifestarla, trasformarla, non distruggerla, trasformarla. Ma per ora siete a questo livello evolutivo, dovrete andare ancora più avanti per arrivare a quello stato. Qualunque forma che vi appare davanti, anche la sedia dove sei seduto, la puoi trasformare, cambiare, mostrarsi. Può essere una foresta, può essere un lago, un mare, una sedia, un fiammifero, un niente. E sta a te creare, percepire, trasformare, costruire e soprattutto creare. Ma questa capacità si acquisisce con l'evoluzione incarnativa. Voi avete letto che Dio ha creato la terra e tutto il resto. Ma Dio che cos'è? Energia. No, siete voi? Dio non è un qualcun altro, è essere, voi siete essere. Nell'esperire incarnativo c'è anche questo. Quindi non ti preoccupare della distruzione, serve tutto, è tutto utile. Ma ci sarà breve la distruzione allora? Preoccupata? Sì. Quindi non per me. Vado. Quindi sulla scia di questo discorso in realtà non esiste nessuno che ci ha creato. Esatto. No. Quindi tutte quelle teorie che parlano dei creatori dell'umanità sono false? No, sono teorie che parlano della dei creatori dell'umanità, ma perché a livello incarnativo bisogna arrivare a capire che si è. E quindi all'inizio, per giustificare la propria presenza, si deve pensare che provenga da altro, da un qualcosa esterno, sempre più esterno, sempre più esterno, e però fattibile, però vicino, perché i creatori già sono un po' più fisici rispetto a un Dio, ma sono sempre esterni. È un po' difficile arrivare al concetto che sei, che tutto è, e che l'emanazione del tutto è rappresentata da un mostrare, un divenire, un creare, un percepire, un manifestarsi, un non manifestarsi, un apparire, un costringere, un racchiudere, un incasellare, incorniciare, restringere, ingabbiare, per poi abbattere tutte le barriere possibili per capire che invece si è.